Ecco, Silenzio, questa era la silenzio. voce di Umberto. Benvenuti a tutti amici di Multiplayer.it. Venerdì, venerdì nero. Nero come vestito il buon Pianesani che anche oggi mi fa compagnia. Un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo su Twitch o in differita su Spotify o su YouTube. Il gesto che sta facendo... Che sta facendo... No, non è Esatto. Spotify. Sto mimando una macchina stampatrice di soldi. Stiamo aspettando gli assegni da Bethesda, ragazzi. Esatto, soprattutto per chi ci sta solo ascoltando e non vedendo, sta mimando praticamente il gesto dei soldi perché sono arrivati tantissimi soldi da Da Bethesda, giusto? Bethesda, la grandissima. E non a caso il buon Emanuele Gregori è già in viaggio per spendere questo suo Esatto. Infatti hanno patrimonio. pagato una diretta del No! cortocircuito, scusate, da 5 No! persone contemporaneamente. Cioè, proprio. Però non c'è soltanto il buon Emanuele con cui fra poco parleremo e ci racconterà com'è il tempo agli Hawaii, ma ci sono anche Umberto Mojoli e Pierpaolo Greco in collegamento. Tra l'altro Pierpaolo in macchina Bravo! perché anche lui ha Io avuto. avrei un appunto editoriale da farti, Vince. Vai. Cioè, sai che allora fai una live con 350 ospiti, sai che la inizierà dicendo venerdì nero, nero come, e pigliane uno di colore, no? Almeno fai venerdì nero come Johnny, e c'è di fianco Effettivamente possiamo dire che la Johnny. redazione di multiplayer è abbastanza razzista, non c'è nessun redattore di No, colore. ci siamo come, questo qua guarda, è omosessuali ce ne sono molti, ma di colore nessuno. il 2018 è stato l'anno in cui ci siamo allargati a redattrici bravissime ragazze, il 2019 sarà l'anno in cui avremo finalmente una diversity a 360 Esatto. gradi. Anzi, mandateci il curriculum con una foto ovviamente che dimostra la vostra No. pigmentazione. Pigmentazione. La vostra colorazione. E aggiungiamo anche che nel 2020 invece faremo redattrici donne di colore, quindi faremo il mix totale nel Omosessuali, 2020. ma anche con la Esatto. sorpresa. Io Continuate a volevo solo seguirci. aggiungere, Continuate che non è un caso che sia io che Gregori siamo in macchina perché entrambi stiamo andando in Svizzera a prendere i soldi di Bethesda, io per l'evento di Washington, lui per la recensione. a seguirci. Ah, io Quindi pensavo. entrambi. Cioè, è tutta una finta e siete uno di fianco No. all'altro. No, non siamo accanto, ma siamo su due Ci macchine, poi ci facciamo su incontreremo autostrada. lì. All'altezza, sì. Io non vedo Al l'ora che questa cavolo. cosa, non so se sapete, su Reddit c'è un subreddit che si chiama Live Fails o Failed Live, in cui tipo, non lo so, c'è quello che fa la live e si schianta contro un palo, no? Oppure c'è quello che fa la live e gli crolla il palazzo in testa. Sono quelle Non robe che vedo si fa il l'ora che botto, questa live comunque. finisca lì. Sì, esatto. Allora, io intanto direi al buon Pierpaolo se può leggermente sistemare, so che è scomoda la cosa, ma se puoi sistemare il cellulare, perché hai un bellissimo tettuccio Sei più della basso di macchina, me, ma ti dico solo quello. Sei più basso di me nell'inquadratura, molto più basso di me. Non puoi piegarlo. non puoi neanche mettere dei... Tra l'altro ha chiaramente premuto il tasto per mutare il microfono perché non si sente più nulla. Va bene, bravissimo Pierpaolo. Adesso riattiverà il microfono fra pochissimo. È Allora, bella questa, però diventata io artistica con questo andrei, volante ora. esattamente, è ricercata. Giusto. Io andrei sull'hot topic della giornata, ovvero Fallout 76, di cui abbiamo pubblicato la recensione. Recensione di un gioco controverso, recensione controversa. E qui non a caso abbiamo il buon Emanuele. Ma io ho visto che sono esattamente come il 90% dei nostri utenti, non leggo le recensioni, quindi non ho letto la tua, ho visto soltanto il voto. Di solito leggo anche il boxettino finale, ma il tuo era veramente lungo, Sì, troppo quindi mi lungo. sono limitato ai pro e Troppo, contro e al esatto. voto. Che almeno devo dire, Gregori, l'unica cosa che fa corretta è tratta bene l'ultimo pro conseguente al primo contro. Mentre abbiamo Valentini che dopo 2 anni non l'ha ancora capito e mette sempre puntini puntini primo primo. No, perché Valentini evidentemente ragiona con Perché non ha il l'interfaccia da cellulare? No, perché mobile. il mobile funziona così, perché ti dà la consecutio. Vabbè, Ok, va parlissiamone. bene, va bene. Andiamo alla recensione. Riassumi molto brevemente per chi come me non ha avuto voglia di leggere il tuo sprologio E di in giocare a caratteri Fallout e assolutamente di giocare fino alla fine a Fallout, fino alla fine. come mai questo voto che non è una bocciatura come invece è arrivata da parte insomma, da una buona parte di altri giocatori e colleghi. Cioè, comunque ti è piaciuto, non è un bellissimo gioco, ma comunque ci sono cose che ti sono piaciute, no? È un gioco molto apprezzare soprattutto a quelli che sono i grandi amanti di Bethesda, i grandi amanti della serie, ma allo stesso tempo è un titolo che
approfondendolo, cercando di appunto accumulare parecchie ore, arrivando alle fasi finali, le fasi finali della campagna e soprattutto ai contenuti endgame giocati rigorosamente in gruppo, perché per me non esiste il discorso, cioè cerco anche di spiegarlo nel testo, nonostante io abbia fatto anche una buona parte di campagna in singolo, ma è evidente dal primo annuncio che Fallout 76 è un gioco che deve essere giocato in gruppo e loro l'hanno pensato per essere giocato in gruppo, con tutte le problematiche che si porta dietro, perché la questione degli olonastri lunghissimi, i tantissimi testi, documenti da leggere, ovviamente non si sposano con il gioco in gruppo, non sono riusciti a trovare, diciamo, una quadratura perfetta rispetto a questi due elementi che non si sposano benissimo tra di loro, ma il gioco è da giocare in gruppo perché nasce per essere così e nasce per essere giocato in questo modo. Se lo i contenuti la roba PvP vera, perché quello che c'è adesso non è PvP, allora secondo me il titolo merita, perlomeno merita di essere considerato interessante all'interno del suo genere, che non è l'avventura single player RPG, ma è un'avventura cooperativa con alcuni elementi survival. È molto molto incentrata sulla crescita, sulla raccolta delle risorse, la crescita del proprio personaggio e del proprio armamentario. Io vorrei sentire anche l'opinione di Pierpaolo che ha giocato al gioco, ma prima faccio portavoce della chat. Emanuele, metti la cintura perché la gente si Ma preoccupa. lui è fermo, è fermo, è Mettila fermo. Sono fermo. comunque, è importante. La metto comunque a posto, metto comunque la cintura, vai. Eccomi. Pierpa, tu che ne pensi? Tu che hai giocato il gioco? Allora, io credo che Emanuele abbia specificato chiaramente come dire, la chiave di lettura del suo pezzo, della sua recensione. Io non ho, no, ho letto il suo pezzo, non ho minimamente seguito il dibattito nei commenti che posso però assolutamente tranquillamente immaginare, subodorare, tra se è stato pagato, se è il più alto del mondo, dell'Italia, della nazione, dell'universo. Credo che Emanuele abbia intercettato una chiave di lettura ben precisa. Fallout 76 va analizzato e giocato per quello in cioè nel modo in cui è stato annunciato. Deve essere un'esperienza da giocare necessariamente in cooperative e da questo punto di vista posso dire tranquillamente che è effettivamente divertente, fermo restando quelle magagne che ha tirato fuori anche lui, cioè una narrativa che è sbagliata per la modalità di gioco, perché è una narrativa che ti costringe a stare ferma ad ascoltare o a leggere laddove il gioco ti stimola moltissimo a muoverti. Però è divertente quando lo giochi in gruppo, ha dinamiche di gruppo che comunque sono piacevoli, c'è una componente di accampamento, di crafting molto spiccata, che è la parte probabilmente migliore anche di Fallout 4, che qui è stata messa in una versione potenziata. È un gioco chiaramente problematico e puoi far valere un voto negativo, probabilmente sbagliando però il metro di giudizio, nel momento in cui ti aspetti sia Fallout 5, perché ovviamente non c'entra assolutamente un cazzo con l'esperienza single player da giocare in solitaria vista in Fallout 3 e in Fallout 4. Cioè la classica domanda: ok, ma me lo posso godere anche se ci gioco da solo? Qua credo che anche Emma potrà dire: sei un po' idiota se pensi di prenderti Fallout 76 per giocarlo da solo. Io dico in totale onestà che tutti quelli che in questi giorni mi hanno chiesto, ma sono indeciso se prenderlo o meno, però lo gioco da solo, che faccio? Lo prendo? E la mia risposta è stata sempre no, lascialo No, dove sta. è ovvio, Cioè, è ovvio. compra Quindi, Fallout 4 a quel esatto, punto. quindi è ovvio che il GameSpot che ti esce col 4 e quell'altro che ti esce col 4 perché dicono non ha la vera anima di Fallout, non c'è l'interazione con gli NPC e tutto quanto, è vero, è assolutamente una chiave di lettura vera, ma è smentire la stessa roba che ti ha detto Bethesda, cioè attenzione, non è Fallout 5, è Fallout 76, gioco online, cooperativo, multiplayer. Poi è indubbio, ma qui sicuramente lo saprà meglio Gregori che ci ha giocato 1.000 ore, io ce ne ho giocate pochissime, specie in confronto a lui, è indubbio che ha delle problematiche, abbia delle problematiche, altrimenti gli avrebbe dato 9,5 e sarebbe stata la migliore esperienza cooperative del 2018, ma non è così. Ma sta scritto proprio nelle primissime righe, cioè io ho cercato di essere chiaro fin da subito, no, non è un capolavoro in generale, non è nemmeno il miglior Fallout, non è probabilmente nemmeno il miglior survival, cioè non è il migliore in nulla, però
tant'è vero che ha preso 7, non ha preso 9, perché non è il meglio in niente, ma ciò che fa, ciò che prova a fare, essendo una prima esperienza, avendo comunque dei dettagli secondo me molto interessanti, a partire da una narrazione, una parte di campagna finale che è, per quanto mi riguarda, migliore di quella del 4, che invece per me era stata una mezza delusione, per le tematiche trattate, per una serie di motivazioni. È un titolo che assolutamente non merita 4. Cioè, io in questo stesso anno ho dato 4 ad Agony, probabilmente essendo anche forse troppo generoso dando 4 ad Agony, ma quelli sono giochi da insufficienza. Fallout 76 non è un gioco da insufficienza. Allora, io prima di tornare a Fallout vorrei fare la domanda che ho fatto a Umberto la settimana scorsa. Umberto, anche per distrarlo dalle cose che lo stanno divertendo incredibilmente. Ridi? Umberto, perché ridi? No, niente, una cosa non si può dire. Ok. Però nel fuori onda mi dicevi... Mi ha fatto molto ridere. Ho fatto un commento che mi stavo sentendo male. C'è un commento per te, Ema. È vergognoso dare la sufficienza a sta roba, datti al cinema che è meglio. Benissimo, chi l'ha detto? Perché cos'è? Lo vuoi andare a prendere? Purtroppo non c'è nome e cognome. È Ikichi Onibaku. Tu cosa ne pensi di quelli che si presentano con nomi giapponesi, nonostante magari siano di Gallarate? Guarda, no, non lo so, l'altro giorno ho visto uno dei meme più belli, penso, degli ultimi 5 anni, che è quello di Sonic, che dice: nel momento in cui hai un avatar con un personaggio di un anime, la tua opinione non conta nulla. Stai dicendo al nostro lettore che non capisce nulla e non conta nulla? Infatti no, questa cosa di insultare i nostri lettori... No, più che altro pensavo che fosse un'allusione simpatica di qualcuno che conoscevo, invece non lo conosco. No, mi sa che semplicemente lui pensa veramente che tu sia un coglione. semplicemente un insulto. Vabbè, ma ne ho presi talmente tanti in questi giorni, sto a posto. Umberto, nel fuori onda mi dicevi che ti stavi per fare il personaggio di Fallout, quindi stai per giocare Fallout? Oppure era una battuta, era una gag e non lo giocherai mai nella vita? Niente, Umberto, con Umberto, stai parlando? Con Umberto. Con me? Sì. Assolutamente. Anzi, sono anche un po' distratto, perché proprio oggi ho iniziato a giocare a Fallout, non avevo ancora avuto tempo, e l'ho finito di scaricare mentre ero fuori a pranzo per una specie di appuntamento, e sono tornato e mi stavo giusto creando il personaggio quando voi mi avete rotto le balle per questa live totalmente inutile, visto che siamo in 70. Tra l'altro, una cosa che si perderà sicuramente chi ascolta la puntata in podcast e non guarda il video è questa composizione magnifica fatta dalla regia, che sembra un po', non so, l'intervista multipla che è Le Iene, soltanto la versione povera, fatta malissimo, con Pierpaolo a destra, che adesso non si capisce che cosa sta succedendo. Adesso Pierpaolo ci sta regalando dei momenti straordinari proprio. E poi Umberto al centro, che ti dicono di mettere la cintura, Umberto. Sì, ora adesso la metto, che anch'io sono fermo come Ema. No, l'unica cosa del discorso, allora io non posso esprimermi, nel senso che l'ho seguito un bel po', ma appunto lo inizierò a giocare poi finita questa live. Il discorso però che faceva Pierpaolo non l'ho capito fino in fondo, nel senso che dice non va bene per chi si aspettava Fallout 5. Però se ti aspettavi Fallout 5 sei un po' un coglione, perché se compri FIFA e ti aspetti Zelda hai un problema. Cioè, questo Fallout 76 non penso possa essere annoverata tra le critiche quella che non è Fallout 5. Quello mi sembrava abbastanza scontato. Piuttosto vorrei capire... Però, ti dispiace un po' che tu non mi abbia capito, ma alcune recensioni hanno espresso quella come critica. È esattamente quello il punto. Esatto. Quindi per me il problema è là. Sì, certo. No, io quello che vorrei capire da Ema e da Pierpaolo che l'hanno giocato è, perché io leggo, cioè io apro anche multiplayer e si legge di una situazione drammatica a livello di ingiocabilità, bug, cose folli che succedono. Cioè, mi posso aspettare di riuscire a giocarlo? È una di quelle robe tipo 10 anni fa, quando uscivano gli MMO in beta, che 5 minuti poi crescia? No, si parla, non puoi fare una sessione oltre le 3-4 ore, da quello che leggevo online, senza un crash. Allora abbiamo, possiamo svelare il fatto che proprio durante i primi giorni di questa lavorazione io scrivevo a te disperato per il fatto che avevo delle problematiche incredibili a livello di bug. Che tra l'altro ho riscontrato tra la gente che sapevo che stava giocando, ho riscontrato a quel livello solo io, quindi è evidente che probabilmente a me ha detto molto male in quella situazione. Problematiche a livello di quest che spariscono, obiettivi che non sono completabili o che completati fino a che non sloghi e riloghi non te li dai effettivamente completati. Questa roba c'è. Esattamente come ci sono i bug e i glitch, esattamente come il livello tecnico è quello che è,
Esattamente come giri per la mappa, ad un certo punto un pezzo della foresta, non si sa per quale motivo, perde le texture, ok? Vabbè, dai, Questa roba computer qui. di merda, dai. Però, no, quello che Come me lo voglio far descrivi? capire, e che è esattamente quello che scrivo nella recensione, è che questa roba qui, secondo me, se prendiamo questi elementi che sono ormai, nel bene e nel male, quasi un marchio di fabbrica di Bethesda, e prendiamo queste motivazioni qui per dire che Fallout 76 è una merda, forse ci stiamo necessariamente attaccando a quello che invece in uno Skyrim, in un Fallout 4 o in un futuro, speriamo di no, Starfield, ci andrebbe bene perché comunque è il gioco classico di Bethesda e non è Fallout 76 che hanno provato a fare Fallout Online. A me è questa tipologia di incoerenza che fa Sai, cadere le palle, glielo dico secondo sinceramente. me, cos'è che ha fatto pesare di più rispetto al passato la questione dei bug? Perché tu parli effettivamente di un marchio di fabbrica, no? In questo caso negativo, perché parliamo di bug clamorosi che ci sono sempre stati da tempo in giochi come Skyrim, come hai menzionato. Che Però, non ha impedito di avere voti stellari ai giochi. però in Esattamente. passato Skyrim, giochi come Skyrim. O meglio, alternative a Skyrim ce n'erano molto poche. Comunque veniva in parte giustificato, si chiudeva un occhio sui bug clamorosi, ai problemi tecnici di Skyrim, perché dicevi un mondo aperto così non lo ha mai fatto nessun altro gioco, non c'è nessun altro gioco come questo sul mercato, quindi è normale che ci siano dei bug e ci siano tutti questi bug, quindi si chiudeva un occhio. Oggi giochi come Assassin's Creed Odyssey e Red Dead Redemption 2con gli open world, che comunque hanno un buon numero di bug, ma non bug così clamorosi come prima quando c'era la beta che non poteva essere disinstallata, crash continui del gioco. Io mi ricordo cos'era con Skyrim, che addirittura il file diventava sempre più grande sul computer e ti creava sempre più problemi. Cioè, bug di questa entità qua magari adesso vengono puniti un po' di più, si fanno pesare un po' di più, perché comunque alternative con degli open world giganteschi, altrettanto grandi, comunque ce ne sono e non hanno bug così clamorosi, capito? Questa è l'idea che mi sono fatto. Poi non so se la condividete oppure meno. No, in realtà ci può stare, fermo restando che, appunto, torniamo sempre al solito discorso, tant'è vero che non è che ho preso e considerato Fallout 76, ho eliminato tutto quello che conoscevo di Fallout, eliminato tutto quello che conoscevo di Bethesda e gli ho dato 4 perché era una merda o 9 perché era un capolavoro dell'esistenza. È un gioco che resta da 7, al netto di tutte quante le problematiche che ha, ma anche di una serie di elementi. Per quanto riguarda il punto cardine del gioco, che per me resta l'esperienza in gruppo, l'esperienza in cooperativa, cioè nasce per essere questo, ha una serie di elementi che gli permettono di essere un titolo estremamente divertente. È un titolo sul quale io ho passato 50 e passa ore e ce le ho passate comunque molto volentieri. Per me questo vale tanto nel momento in E cui appunto, fai un gioco scusami, in cooperativa. al netto appunto della lore di Fallout, che insomma è iconica e merita, ma quali sono i punti forti che, dato il paragone effettivamente con programmi analoghi, con progetti analoghi che non hanno la stessa quantità di bug, che cos'è che ti ha divertito in particolare? Dillo a me, per quelli come me che ci stanno seguendo da casa, che non leggeranno mai la tua recensione. Allora, a partire dal fatto che è una cosa che è estremamente migliore di tutti gli altri Fallout e già di per sé vale tanto, perché essendo un gioco esplorativo è ovvio che vale tantissimo, ha una mappa che è indubbiamente la più bella della storia di Fallout, ma proprio proprio a livelli proprio esagerati rispetto agli altri, sia come estensione che come particolarità a livello di dettaglio degli ambienti, proprio il valore artistico, ci sono alcuni interni anche bellissimi, molto estesi. E quindi è ovvio che nel momento in cui fai un gioco esplorativo, quella roba già per me vale tantissimo. Partendo per esempio dal fatto che a me quella la recensito Pierpaolo, quindi se lo ricorderà bene, quella del 4 aveva deluso molto come mappa, sia in termini di estensione, che poi tutte le problematiche su caricamenti infiniti anche per entrare dentro la cappella da 3 metri per 3. Beh, ti è piaciuto tanto, Alessio, che ho detto cappella, immagino. Quindi quello già per me è un grosso valore aggiunto. In più, le attività che si svolgono, la quantità di attività per un titolo come questo, che di solito escono sul mercato con pochissimi contenuti e quindi devi aspettare veramente almeno un anno per vedere
altre grosse robe inserite, mentre invece questo esce sul mercato con una quantità di contenuti spropositata, perché parliamo di una campagna, e già l'ambito campagna è una cosa particolare per questo genere, parliamo di una campagna che durerà almeno correndo 35 ore, correndo, ma proprio correndo tanto, e leggendo pochissimo, più una quantità di contenuti secondari che probabilmente triplicano quella durata ad oggi, quindi con la possibilità tra un anno di diventare un monte ore esagerato, e già i contenuti endgame attuali, i raid che ci sono, il lancio delle bombe atomiche e tutto ciò che genera quei lanci lì, sono dei contenuti che per quanto riguarda un titolo che esce sul mercato in day one di questo genere qua, se ne vedono molti pochi curati in questo modo. Per me quello vale tanto. Apro giusto una parentesi su una domanda che fa Barbutus, che dice: data la rincorsa e l'ossessione di molte testate videoludiche nel pubblicare una recensione prima di tutti, la domanda sorge spontanea. Quei voti così bassi sono veritieri o sono voti che analizzano i primi 10 minuti di gioco? Allora, io non direi come hanno lavorato gli altri, non mi metterei a ipotizzare come hanno lavorato gli altri, perché sarebbe estremamente inelegante e poi basato sul nulla. No, ma poi non lo però possiamo, esatto, sarebbe basato sul nulla. Possiamo dire semplicemente che gli altri non capiscono un cazzo, è molto più semplice. Da parte nostra abbiamo proprio cercato di arrivare, insomma, con un giudizio completo e arrivare anche dopo con la recensione. Infatti, dall'uscita del gioco abbiamo pubblicato due video diari, giusto? Due articoli di diari di viaggio, quindi due diciamo provati, due anteprime, quasi recensioni prima poi della recensione, in modo che potessi farti un'idea quanto più completa e avere decine e decine e decine di ore sul groppone per poter riuscendo il gioco. A beccare anche lì dopo quella scelta che ci sembrava la scelta migliore, riuscendo a sentirci dire addirittura che pubblicare due articoli serviva per imbonirsi l'utenza e cominciare a dire già che avremmo dato 8, 8 e mezzo al titolo. E infatti così è stato, l'abbiamo visto tutti, il gioco ha preso 8 e mezzo, tra 8 e mezzo e 9, e quindi evidentemente ci avevano preso come al solito. No, Brumbilambi dice: alcune sono uscite ieri, non una settimana fa. Io penso che il lettore si riferisse a testate internazionali, non alle italiane, perché italiane penso che credo che nessuna delle italiane sia uscita prima di ieri o l'altro ieri. No, siamo usciti più o meno tutti quanti in questi giorni. Io voglio tornare un secondo sul discorso del single, giocato da solo o giocato in gruppo, no? Perché mi è venuto in mente mentre ne parlavate il fatto che comunque Bethesda e il caro Todd sono stati un po' ambigui da questo punto di vista, comunque, nella comunicazione prima dell'uscita del gioco. Cioè, più volte hanno sottolineato come è un'esperienza, potesse essere un'esperienza di Fallout pura, nel senso che te la puoi giocare da solo. Ovviamente è pensata per essere giocato in multiplayer, però c'è la storia e te la puoi giocare da solo. Cioè, non avendo mai sottolineato come ovviamente si perdesse grandissima parte dell'esperienza e il gioco fosse più noioso giocati da soli. Cioè, stai dicendo che per primo è colpa di Bethesda stessa la male interpretazione che è stata data da una parte delle testate della Secondo dell'utenza. Voi non si è tirata la zappa sui piedi Bethesda con questa comunicazione ambigua sul fatto sull'esperienza in singolo? Allora, secondo me, poi lascio anche la parola agli altri perché sennò parlo solo io, proprio in brevissimo, secondo me credo, cioè onestamente credo che a prescindere dalle dichiarazioni di Todd Howard, probabilmente solo per il fatto che Fallout si chiama Fallout 76 ed è un titolo online, anche se lui avesse detto sempre chiaramente dal primo all'ultimo istante il gioco è solo multiplayer, potete giocarlo solo da soli, lasciatelo perdere in singolo perché vi rompete il cazzo, ma anche fosse stata questa la sua frase, probabilmente la stessa quantità di merda che è arrivata sarebbe arrivata comunque. Quindi no, non credo ci sia questa problematica. Tra l'altro, però io, scusami, perdonami, ma non sono d'accordissimo con te. L'aspettativa gioca un ruolo fondamentale rispetto al risultato. Cioè, l'epigono di questa cosa qua, l'esplosione di questa cosa qua è stato per esempio un No Man's Sky, in cui tu crei delle aspettative per un'esperienza, vengono completamente tradite e scateni l'odio indipendentemente dai valori produttivi contestuali. Cioè, non era determinante, ovviamente, però vai. C'è una grossa differenza. Cioè, lì parliamo di un titolo nel quale era stata promessa una meccanica molto specifica che in realtà non esisteva, quindi stiamo parlando quasi della,
di una cosa vicina alla falsità, anzi non vicina, abbastanza veritiera di essere una falsità. Qui invece parliamo di aver detto, ragazzi, il titolo è un titolo multiplayer, ha una campagna, è solo online, cioè il gioco è always online, ma noi vi diamo la possibilità, se volete, di giocarlo anche da soli. E così è, perché ripeto, io mezza campagna l'ho giocata da solo, quindi è vero, ed è anche probabilmente il modo per godersi meglio i terminali, gli odonastri, i documenti. Non è però il modo migliore per approfondire i contenuti generali che il titolo ha, quindi non c'è questo metro di paragone, secondo me. Io la comunicazione da parte di Bethesda in realtà l'ho trovata abbastanza chiara, più chiara di quanto si voglia far credere. Allora, io, voi non potete vederlo, ma io sto guardando Alessio che su, perché mi è scappata, no? Che su Google metto. Sta cercando il significato di epico. Perché ho detto, no? Una stronzata epica. Non volevo dire. Vai, so, io mi posso limitare ad aggiungere. Perdonate se l'audio si sarà un po' sporcato perché sono uscito fuori. Dicevo, mi posso permettere di aggiungere che credo che in realtà tutto si ricolleghi a questioni di marketing, nel senso che non sono di certo le dichiarazioni di Todd Howard a determinare quanto la gente aspetti più o meno che il gioco sia single player, perché ovviamente per quanti lo possono conoscere, probabilmente forse il 6% di quelli che hanno comprato Fallout 76 l'hanno comprato in funzione del fatto che Todd Howard ha detto lo potete giocare anche single player. Là c'è stata una precisa mossa di marketing di Bethesda che, nonostante abbia fatto The Elder Scrolls Online, abbia deciso di chiamare questo gioco Fallout 76 e non Fallout Online, perché voleva comunque trasmettere l'idea di un gioco che appartenesse a un canone abbastanza classico di Fallout 76. Per me sì, un po' tirandosi la zappa sui piedi, perché probabilmente sapeva che se l'avesse chiamato Fallout Online istantaneamente avrebbe allontanato probabilmente il 90% dell'audience di Fallout, che è proprio un'audience completamente avulsa dall'idea di giocarsi un'esperienza del genere in multiplayer. Si saranno fatti due conti in tasca e hanno detto, sai cosa, non lo chiamiamo ovviamente Fallout 5 creando i caos tipo Final Fantasy, chiamiamolo Fallout un numero XYZ, lo ricolleghiamo a, ci creiamo dietro l'iconografia del Vault e tanti saluti, marciandoci un pochettino, facendo i furbi sull'ipotesi che probabilmente qualcuno vede Fallout in negozio e dice, oh, cazzo, questo è il Fallout nuovo, me lo compro, e poi probabilmente rimanendoci un po' malino quando si rende conto che in single player, se lo giochi in solitaria perde parecchio. Ripeto, non averlo chiamato Fallout Online secondo me è una precisa scelta di marketing, visto che da loro arriva The Elder Scrolls Online. Ci può stare, però secondo me quello che è un novembre 2018 nemmeno apre una pagina di internet per andare a leggere la prima riga di Wikipedia, forse, non ti credere, cioè, forse no. No, non sto dicendo che non sia vero, ma sto dicendo che forse un po' te lo meriti, Pierpa. Ah no, aspetta, non mi fai intendere, solamente era per rispondere a Vincenzo che diceva si sono un po' meno dati la zappa sui piedi, potevano evitare eccetera eccetera. Sicuramente per me il non informarti, andare a spendere 70-75 euro in negozio senza aprire una pagina internet nel 2018 è follia, ma ti garantisco che lo fanno in tantissimi. Detto questo, loro un pochino ne hanno approfittato. Secondo me, se l'avessero chiamato Fallout Online, sarebbe stato di sicuro più chiaro che era un gioco online rispetto a chiamarlo Fallout 76. È impossibile, è vero, che non potessero chiamarlo Fallout Online per tutto quel casino che successe all'epoca? È impossibile? No, perché io gli ho chiesto la domanda. Scusate, potete spiegare? Esatto. Potete spiegare anche a noi che non siamo avvezzi all'aneddoto? Io gliel'avevo chiesto chiaramente a Todd Howard nell'intervista, c'era ancora proprio scritto l'intervista, perché non hanno chiamato Fallout Online, e lui mi ha fatto una super cazzola astronomica perché è più carino 76, c'è il legame Vault. Mi avrebbe risposto no per questioni di copyright, perché ci fu tutto il casino di Fallout ai tempi di Interplay, il brand che sembrava non essere stato acquistato perché lo stava facendo originariamente Fallout Online, lo stava facendo Interplay, si era tenuta solo i diritti per un eventuale Fallout Online. Poi in realtà Bethesda ha preso e passata, ha messo giù i soldi, ha comprato tutto in blocco, quindi si creava più quel avrebbe problema. Potuto farlo. Sì, okay. Assolutamente. Detto questo, è lo stesso motivo per cui l'ho chiamato Fallout Shelter e non Fallout Mobile, il gioco che c'era, il gioco per tablet e per cellulari. Sono scelte di marketing assolutamente intelligenti, assolutamente astute, come è giusto che sia, e per questo motivo hanno deciso di approfittare di quella roba lì.
Poi di nuovo, però, se non ti informi, un po' sono anche i cazzi tuoi, ecco, mettiamola così. Io andrei verso la chiusura dell'argomento, anche perché poi Emanuele deve andare via e mi sta odiando ogni minuto di più che passa. Un commento veloce sul PvP, perché prima hai accennato al fatto che il PvP non è un PvP, ed è uno degli elementi meno riusciti, penso, un po' all'unanimità, no? E sì, più cos'è che meno riusciti, non ti è... è evidente proprio che loro non ci abbiano puntato. Cioè, è chiarissimo questo, hanno cercato di lasciare in mano ai giocatori un titolo che fosse principalmente cooperativo, mettendo la possibilità del PvP, ma dicendo apertamente, perché la meccanica è chiaramente questa, lo è sia per come è gestito lo scontro, cioè se tu decidi di materialmente, se tu decidi di attaccare qualcuno, fino a che quest'altra persona non accetta il tuo scontro, tu gli farai il 10% del danno. Ciò significa che prima di riuscire ad ammazzarla ci vorrà un'eternità, e comunque continuando ad attaccarla tu diventi un ricercato. Nel momento in cui diventi ricercato, su tutta quanta la mappa ti vedono con il tuo nome e un numero che è il quantitativo di tappi che guadagni nel momento in cui uccidi questo ricercato. In più, nonostante questa cosa qua, anche nel momento in cui comunque si volesse accettare effettivamente lo scontro, la morte non provoca quasi nessuna problematica, perché ti fa perdere, ti fa lasciare per strada solo ed esclusivamente i materiali, nemmeno le cose, armi ed armature che non hai equipaggiate, perché anche quelle ti tieni addosso, ti tieni nel tuo inventario, ma solo ed esclusivamente i materiali dai quali puoi tirare fuori gli oggetti, sostanzialmente ciò che ti serve per il crafting. Infatti a me quindi è ovvio, no, a guardare le live mi ha dato l'impressione che fosse una meccanica, un elemento che è stato infilato perché, sai, un gioco online senza il PvP ci deve stare, quindi lo hanno infilato, però per timore che si potesse trasformare in un'esperienza estremamente tossica da parte di una fetta di utenti, o che potessero rompere, diciamo, il gameplay, l'esperienza, gli utenti più aggressivi, hanno deciso di limitarla pesantemente. Cioè loro hanno detto: il gameplay lo rompiamo solo noi. Esattamente. Non lasciamo nessun altro. E quindi non mi ha dato l'impressione di un elemento che, come dire, hanno provato a fare un PvP figo e non gli è venuto bene. No, è semplicemente che è volutamente limitato per evitare qualsiasi tipo di appunto rottura del gameplay o di esperienza tossica, e però resterà così. Cioè mi dà l'impressione no, di essere... non resterà così. Dici no? Ok. Non resterà così perché già Bethesda ha già specificato che una delle cose che arriverà con i primi aggiornamenti e con i primi contenuti aggiunti, che ricordiamo saranno sempre, almeno allo stato attuale, tutti quanti aggiornamenti e contenuti che arriveranno per i prossimi anni in maniera gratuita, perché appunto il gioco costa prezzo pieno e quindi hanno preso questa strada qui, stile, diciamo, quello che ha fatto, genere completamente diverso, ma stile Overwatch, cioè pagate tutto all'inizio e poi vi diamo tutto gratis dal primo giorno in poi, ma tra i contenuti che vogliono inserire c'è proprio il sistema delle fazioni, e il sistema delle fazioni introdurrà anche delle modalità PvP molto più estese, quindi che ne so, io deciderò di entrare nella confraternita d'acciaio, Pierpaolo decide di entrare nei pelati col cazzo piccolo e poi facciamo uno scontro io e Pierpaolo, uno io col però... cazzo d'acciaio e l'altro col cazzo piccolo, però io entro in quella fazione come outsider, tipo come Jolly, capito? Okay. Come Jolly speciale, non come appartenente di diritto. Cioè il micropene. Okay. No, a parte questo però, quindi anche per andare verso la conclusione dell'argomento, domanda aperta, al netto delle impressioni personali, della recensione di multiplayer o della critica, Fallout 76 ha creato le basi per un progetto che si svilupperà nei prossimi anni con serenità, o i problemi di vendita, i problemi della nascita gli hanno dato il fiato corto e c'è il rischio che non facciano in tempo a perfezionarlo prima che salti completamente per aria? Che impressioni avete al riguardo, calcolando anche la notizia di ieri o ieri l'altro, che al Black Friday si trova quasi al 50%?
Vabbè, però è un po' una di quelle domande veramente come di... La sfera di cristallo, dovreste essere i finti esperti del settore! Sposato, cazzo! Anni, sì, ma se non le chiedo a te che sei quello che dovrebbe saperlo, sarai... dovresti essere la stella polare! Guarda, ieri parlavo con Virginia Raggi e mi ha detto, ma secondo te fra 18 anni Roma avrà delle infrastrutture migliori? Diciamo che il ciclo di rollout sarà più breve di 10 anni. E lo chiedeva a Virginia Raggi, lo chiedeva a me questa cosa. Allora, è una domanda... poi risponderà sicuramente anche Ema. È ovvio e scontato che il gioco deve avere un primo mese molto importante, sia in termini di vendita, sia in termini di appeal, sia in termini di persistenza di ore giocate, affinché Bethesda continui a investirci sopra e lo porti da qua a 2 anni a diventare un'esperienza survival veramente molto interessante, perché le basi c'erano. Poi ovvio che di queste 3 cose che ho detto, 2 già si sanno che non sono così, perché ha venduto, mi sembra, la metà o forse addirittura il 35% di quanto aveva venduto Fallout 4. Ha venduto sì, circa il 30% del totale delle copie di Fallout 4. Ecco, diciamo che a livello di critica e di giudizio del pubblico non è che stia brillando, rimane capire quanta gente ci sta giocando contemporaneamente e quanta gente ci giocherà da qui a un mese. Anche lì purtroppo i dati non sono eccezionali, leggevo una statistica di Twitch... e se non ricordo male è già al 36esimo o 38esimo posto fra i giochi mostrati su Twitch, per un gioco che è uscito da 2 settimane, di certo non sono 3 valori che ti fanno ben sperare, però poi noi non sappiamo gli obiettivi di budget o i piani che si era fatta a Bethesda. Magari Bethesda ha detto finché non esce, mi viene Star Atlas, ma non è ovviamente Star Atlas, Starfield. Finché non esce Starfield noi comunque continuiamo a investire, a buttare soldi, a buttare sviluppo su Fallout 76, e quindi magari per almeno un anno, suppongo, lo continueranno a supportare con forza, magari da qui a 6 mesi ne faranno riuscire una versione potenziata e così via. Certo è, se oggi hanno già tirato una riga, non è una riga dorata, è più una riga rossa oggi, se me la immagino sul quaderno, così, in questo primissimo impatto. Però di questo non so che altro poter aggiungere sulla base del nulla. Beh, Dubro in chat giustamente fa notare una bellissima statistica: quando voi multiplayer.it avete tenuto il voto molto più alto del Metacritic, quindi in controtendenza alla media della critica, di solito il gioco ha fallito, quindi potrebbe essere uno di questi casi. Vabbè, perché allora, tendenzialmente allora, portate allora, sfiga allora. Allora, questo è interessante. A me ha fatto molto ridere. Questo è interessante. A me ha fatto molto ridere la stella polare. Comunque, con questo io andrei in chiusura. Ma... Non so, ma tu come la pensi? Scusa, quello senti anche Emma, come la pensava? Magari un po' me... ciao. Sì, c'è 45. Io penso che per circa un annetto, almeno per un annetto, Bethesda continuerà a spenderci soldi sopra, perché i soldi non gli mancano e perché comunque non hanno nulla in mano per il prossimo anno. Quindi credo che nessuno di noi possa sperare nell'uscita di Starfield l'anno prossimo, ma se ne parla sicuramente 2020. Starfield 2019, dici? Magari Starfield in chiusura d'anno, non lo vedo impossibile, magari Starfield in chiusura d'anno. Secondo me, se veramente possono avere Starfield già in uscita l'anno prossimo, allora potrebbe andare molto più vicino alla morte prematura. Se invece, come invece credo, Starfield arriverà al 2020, allora a quel punto è più plausibile che loro continuino a sviluppare e a spendere soldi su Fallout 76, visto che comunque l'infrastruttura c'è, oltretutto il gioco in sé per sé dubito fortemente gli sia costato tantissimo, perché è Fallout 4, hanno preso Fallout 4 e ci hanno lavorato sopra, quindi hanno tutte le possibilità di poter aggiungere contenuti almeno per un anno e tirare quella famosa riga tra un anno, a novembre dell'anno prossimo, e vedere qual è a quel punto la quantità di giocatori che sta giocando e la presa sul pubblico, perché è ovvio che, ripeto, per me è importantissimo questo dettaglio. Lo so che è ancora difficile da far digerire, soprattutto da far digerire ai grandi giocatori di Bethesda, Fallout, Skyrim, cioè Elder Scrolls e quant'altro, ma questo è un genere che non vive del suo day one e non vive dei suoi primi 6 mesi. Questo è un genere che richiede tempo. Lo stesso The Elder Scrolls Online, lì andiamo proprio nell'ambito dell'MMO, quindi qualcosa di ancora più estremo, ma lo stesso The Elder Scrolls Online, quando uscì, fu devastato da chiunque, devastato all'interno del genere dell'MMO. Ad oggi è considerato, insieme chiaramente a World of Warcraft e a Final Fantasy XIV, uno dei 3 migliori esponenti del genere.
perché bisogna necessariamente dare il tempo a questa roba per crescere e diventare ciò che deve essere, ancora di più quando è un esperimento ed è la prima volta che una casa fa una cosa del genere. Scusate l'ignoranza abissale, ma il programma dei DLC, domanda è, ci sono microtransazioni allo stato attuale dentro Fallout 76, sì o no? E se il programma tutto di estetico. DLC le presuppone gratuiti o a pagamento? È tutto quanto gratuito, tutti quanti i contenuti allo stato attuale che arriveranno saranno gratuiti, da quello che è stato dichiarato fino ad oggi, perché appunto il gioco è stato messo a prezzo pieno. Le microtransazioni ci sono, ma sono tutte quante robe estetiche, skin, roba cosmetica e basta. Le hai viste utilizzate nelle tue 60 passa ore di gioco? Fa qualcuno che dopo tipo 3 giorni già stava al livello 96, non so, non so come, e andava in giro con l'armatura atomica tutta colorata bestia, il Pip-Boy frocissimo, ma insomma... ripeto, tutta gente che probabilmente non aveva avuto una vita neanche durante i giorni della beta. Sì, perché quello comunque è un elemento determinante. Mi piace l'aggettivo. Quello lì comunque è un elemento determinante anche per capire, perché se si genera anche un minimo di flusso di cassa che lo possa supportare anche al netto di numeri non entusiasmanti, se si autoalimenta è ovvio che farà buon gioco al gioco stesso. Comunque io scusatemi se introduco questa, ma dopo voglio un monologo di 10 minuti di Boioli, che è stato Umberto un'ora lì in mezzo illuminato a ridere e a farsi cazzi. Umberto si sta addormentando. Possiamo confermare, Umberto, che arriverà anche nei mesi successivi, insomma quando sarà il momento opportuno, una nuova recensione comunque del gioco, cioè torneremo a valutare. Tantissime nuove recensioni. 76 recensioni nuove, possiamo dire. Non sarebbe male. Allora, visto che... No, di sicuro ci torneremo sopra. Grazie di avermi coinvolto. Visto che Emanuele sta chiaramente per litigare con qualcuno e si è fatto notte lì, non so dove sei in Giappone. A meno che non stia contrattando il prezzo. Emanuele era illuminatissimo. Esatto, è notte è diventato. Ma dove sei? In Giappone? Dove sei? Che fuso orario c'è? Sono in Abruzzo. Più che altro, perché Pierpaolo ha così tanta luce ed Emanuele no? Non siete mica tutti e due a Roma? Ma qui in realtà quello che vedo io Pierpaolo sembra veramente che ancora sono le 2 di pomeriggio. Qui è notte quasi. Ma confermo, e da me sono le 2 di pomeriggio, perché io sto a Roma Nord. Roma Nord essendo splende nord, sempre il sole a Roma Nord. Bene. Io direi di chiudere con l'argomento Fallout 76, che riprenderemo, e lascio andare Emanuele che mi diceva che insomma avrebbe preferito stare il meno possibile in questa live. Vabbè, tanto ormai ci siamo, mancano 10 minuti. Comunque se volete rincontrare Emanuele, andate nei commenti alla recensione, effettivamente Emanuele, cioè mancano 10 minuti, 15 minuti, quindi puoi anche fare una tirata fino alla fine. Ormai sì, anche perché gli utenti chat vogliono un tuo commento velocissimo sul Kingdom Hearts 3 in Gold. Ci sarebbe da stappare champagne, probabilmente nessuno io difficilmente ci credo, cioè mi sembra un enorme super cazzo. Secondo te Kingdom Hearts 3 sarà un gioco da voto? L'idea che ti sei fatto, dai, dici il voto di... Possiamo già dire che non lo recensirai tu, quello quindi. Che ho provato, cioè secondo me a livello di gameplay è straordinario. Quindi? Però è un gioco che è talmente tanto importante la chiusura narrativa della saga che se toppa su quello il gioco crolla. Capito, ma quindi che voto? Ma non lo so! L'avete letta quella di Winnie Pooh? Del nuovo trailer di Kingdom Hearts che presentava praticamente Winnie Pooh, e sostanzialmente in Cina hanno censurato Winnie Pooh. Fondamentalmente, perché? Dove appare, non lo sai Emanuele? Non lo sai? No, mi manca questa. Fondamentalmente comunque Winnie the Pooh, Winnie... dice tu che sei un fissato monotematico con l'inglese, in Italia non è Winnie Pooh, è sempre Winnie the Pooh, ma tu in mi insegni che è sbagliato dirlo come si dice in Italia, però ok, Winnie the Pooh, che nei punti in cui appare, che poi appare molto nel trailer, in Cina appare come una specie di blob bianco. Ecco, lo sta facendo vedere Jacopo. Cioè, viene completamente censurato in una maniera terrificante. Cioè, si vede questa luce bianca che copre Winnie the Pooh. Ma non ci sarà nel gioco, quindi? Là, cioè, sarà censurato nel gioco? No, credo sia solo il trailer che è censurato. Ma la cosa clamorosa... la motivazione fa ridere, sai perché...
No, il trailer, aspetta, non è il trailer, è un sito cinese molto vicino al governo, a quanto pare è un sito cinese che ha censurato le foto tratte dal trailer. E quindi non in tutta la Cina, ma in un sito particolarmente sotto controllo. No, un sito in particolare, okay, che non mi ricordo. Beh, è perché noi abbiamo il problema che leggiamo le news su multiplayer.it, dove Trump, in questa cosa che magari vi descrive, era Obama che doveva essere tigro, e invece su multiplayer c'è scritto Trump. Sì, e però... sembra che l'abbiano censurato in Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, detto da multiplayer. Però... No, da diverse fonti sembrava proprio il trailer. Comunque questa cosa allora è da verificare. Io solo un allora, comunque per chi come Emanuele non sa qual è l'aneddoto, è fondamentalmente perché Xi Jinping, che è il capo, eccolo qua, il capo supremo del partito comunista cinese, ma anche della Repubblica Cinese, insomma, presidente a vita, lo stato presidente attuale, a vita della Repubblica Cinese, fondamentalmente è diventato un meme e viene costantemente accostato a Winnie the Pooh. Ci sono foto in cui, ecco, qui c'è con Shinzo Abe, in cui appunto viene ridipinto di nuovo come Winnie Pooh, e fondamentalmente adesso in Cina le raffigurazioni di Winnie Pooh sono fondamentalmente bandite, al punto tale che il film, quello di è uscito di recente, tipo live action CGI, non so benissimo come è fatto, comunque, si chiamava Winnie I Puffi? No, non è uscito proprio. Ah, non è uscito. Non è uscito proprio. E quindi il trailer di Kingdom Hearts che presentava Winnie the Pooh è censurato anche, vabbè, Pierpaolo dice solo su alcuni siti, altri siti dicono nel trailer. No, ho sbagliato sicuramente, ha ragione multiplayer, ho già detto. Io sapevo solo un sito, ma sicuramente più ragione Monti. Va bene, il grande paese libero, insomma, ok. È un peccato non elogiare abbastanza l'Oriente, io lo sottolineo. Stavo per dirlo, che deve essere il paese dei sogni di Pierpaolo. Un peccato. E la meta preferita da Mojoli. È bella la società civile, è bello il governo, è bello tutto proprio da quelle parti lì. La libertà di mercato e tutto il resto. Mi spiace, purtroppo. Possiamo dire, questo Umberto, penso ti dispiacerà, il fatto di aver mostrato Winnie the Pooh in questa puntata del cortocircuito vuol dire che il cortocircuito, o quantomeno questa puntata, non verrà trasmessa in Cina. Probabilmente verremo censurati. Sì. Verremo censurati in Cina. Ci dispiace. Perché abbiamo un pubblico non indifferente dalla Cina. Allora io andrei in chiusura, visto che comunque mancano 5-10 minuti al massimo, 5 minuti, con quello che doveva essere il secondo argomento, in realtà è una caccoletta di questa puntata, il Black Friday. Oggi è il cosiddetto venerdì nero, ma in realtà già da diversi giorni c'è stato ma tu dovresti essere, a parte che, scusa, ma come fa a essere un argomento di dibattito il Black Friday? Cosa dici? Oh, ma sono belle offerte oggi. Beh, a parte che se ne parli in maniera abbondante un po' ovunque. Appunto, che non c'è bisogno di anche fare le live, però tra l'altro, ma voglio vedere come la prendi questa cosa del Black Friday. Che avete comprato, ragazzi? Avete comprato qualcosa per il Black Friday? Io assolutamente nulla. Perché secondo me da quando il Black Friday è diventato di massa e cominciano a farlo tutti è diventato una merda proprio. Le offerte sono diventate una cagata. Mojoli? Sì. A parte Fallout 76. Allora, io ho comprato Alexa Echo con le lampadine del cazzo. E in realtà, come dicevo, mi pare settimana... Qual non è so comprato? Perché per paura così tanto. Perché mi fa ridere che tu hai comprato Alexa con le lampadine del cazzo. Cioè, mi immagino con queste lampadine a forma di pisello che le monti dentro casa. Cioè, mi fa ridere. No, perché alla fine ho detto... So già che non saprò... Che lo però chiamo. Le compro! Però compro. No, per dare, beh, per comunque dare questo, un questo senso ad Alexa, ho detto almeno compro le lampadine, così un giorno tra casa mia moglie la stupisco che posso comandare le cazzo di lampadine. Cioè, per me quello è un argomento più interessante, l'inutilità totale in Italia degli assistenti virtuali, la loro incapacità di rispondere a qualsiasi domanda diversa da che tempo fa domani. L'unica cosa che... ma quindi tu l'hai fatto perché l'obiettivo è ogni volta andare in giro a dire spegni le luci, Alexa accendi le luci, spegni le luci, aspetta spegge un interruttore, Sì, io perché dico, allora, dico guarda, con la televisione. E che gli dice anche il tempo che fa domani. Ho un grosso... Mi ricorda Kinect, accendo un grosso problema, no? Che non ho l'interruttore di una luce della camera da letto di fianco alla testata del letto. Cosa fai? Tiri un cavo o compri Alexa? Tutte le volte mi impone di spegnerla prima di quando sono a letto. Ed è una cosa che comunque mi dà tutti i giorni fastidio. Cioè è piccola, ma mi fa incazzare tutti i giorni. Allora, questi problemi del primo mondo, quanto ti è costato accendere e spegnere la luce senza alzarti un metro dal letto? Allora, vabbè, Alexa 70 euro oggi costava, le lampadine costano 23 l'una, e però, visto che comunque devi comprarle tutte, perché non è che compro una lampadina,
E ne ho prese 7. La società del benessere proprio. Però scusami, 7 lampadine hai preso? Una cosa, ma quindi come funziona? Devi dire Alexa spegni la lampadina che non ho in camera da letta? Non so ancora, quando mi arriverà. Da letta. Non so come. Comodo. Ma in effetti dovrei comprare anche probabilmente il dot, in modo da tenere solo il dot in camera e tenere... Facevi prima a comprare una filippina e a tenerla lì di fianco che ti spegneva e ti accendeva la... E poi la chiamavi Alexa! Hai comprato le Philips, beh? Eh sì, quelle lì sono... No, un'altra perché in pratica la cosa delle lampadine me l'ha fatta venire in mente direttamente Amazon, che adesso... per alcuni prodotti ti mette direttamente a destra, dove ti mette il prezzo, anche altre opzioni d'acquisto. Soltanto sì. Che evidentemente è fatta per, cioè impostata su potere d'acquisto poveri, e quindi me ne dava una. Ma cinesata, quindi, cinesata o Xiaomi? No, perché cinesata o Xiaomi? No, non so. In realtà quelle, se tu non le attacchi al loro hub, ti attacchi a cazzo, cioè sono lampadine normali. No, penso, allora, se non funziona, però brucio tutto, perché addirittura Amazon mi dava quella lampadina come suggerita. Direttamente lui te la dà come lampadina, ma tu devi comprarci l'hub per quella lampadina. No, ma come dicevamo con Fallout 76, se compri la roba e non leggi... Non vi accavallate, sento, ragazzi, missile, che non si capisce... Sento il missile inculato che sta arrivando contro casa di Umberto. Cioè, la lampadina, ma ti dico quali sono. Non ha il wifi, non so come dire. Ah, non ha il modulo wifi? No, serve la Gigino che le gestisce. Non vi accavallate. Ho preso le Lix Mini White. Ma non richiede hub. Allora sei, hai svoltato. Che finale, botta di culo. Mettere addirittura, scusa, io sono stato coglione e non mi sono posto il problema. Addirittura sotto al prezzo la spuntina dove te la vende e poi ti arriva a casa e non funziona, sarebbe una roba. Ma guarda, la cosa non mi sorprende, perché in realtà io ho preso Alexa quando c'è stato il lancio, quello il mese scorso, che anche lì era scontato, e mi hanno mandato Alexa il Plus insieme a una Philips Hue e senza hub. E quella senza hub non conta un cazzo. No, ma fa ridere perché probabilmente il box che ha utilizzato è altri utenti hanno comprato anche questo. Se c'era una mortadella, sì, volevo vedere come la controllavi con Alexa. No, non l'hai mai visto quel box. Non è quello, è quello aggiunge altri articoli, che è direttamente sulla destra, sotto i pulsanti acquista ora. Sì, non è sotto chiaramente alla cosa, è sempre dritto in fondo alla schiena. È chiaramente curata. No, in realtà ho fatto questo acquisto perché, come avevo detto l'altra volta, avrei dovuto comprare un portatile per mia moglie, ma non ho trovato niente che mi... E allora ti sei fatto un regalo? No, e no, quindi... c'è lo Swift 3 in super offerta su Amazon, che stravale la pena. Lascia il Swift 3, non mi ricordo che modello, che c'ho un ottimo sconto, mi pare 7,99 se non ricordo male, o 6,99 o 7,99, lo Swift 3, però se non è già finito. Io io invece mi sono unito al partito di Gregori, non ho comprato assolutamente un cazzo e ci sono anche rimasto male. Ho visto 3-4 pacchi di Amazon sulla tua scrivania. C'è nessun pacco di Amazon sulla mia scrivania, quando hai visto i pacchi di Amazon? Mi spiace, allora vuol dire che se lo sono rubati, mi spiace. Probabilmente, io non ho preso assolutamente nulla, mi è dispiaciuto perché mi ero messo un sacco di roba nella lista desideri, poi sono stato a spulciare, a noi ci arrivano sempre con qualche giorno di anticipo le offerte per costruire contenuti, volevo cambiare il monitor del PC, volevo cambiare la tastiera perché sto cercando disperatamente una tastiera con i tasti Cherry, Red, Silent, perché la mia fa troppo casino, meccanica, è un bordello, volevo cambiarmi il mouse, volevo comprarmi le Bose, le Quiet Comfort nuove, ho messo tutto, da nessuna parte nessuna di questa roba in sconto, sono diventato... Un po' esatto, un po' del partito Gregori. Sì, però scusami Pierpaolo, tu hai detto che a te arrivano prima le offerte, sulla base di questo hai messo nei preferiti della roba e no, cioè vuol dire che non sai leggere, che cos'è? Avevo messo in lista desideri, poi mi è arrivata prima la lista di tutta la roba, sono stato a spulciare e ho visto che era una grande cagata. Sì, sì, ma io pure esattamente come lui, perché oggi purtroppo non ho avuto tempo di guardare nulla. Io salutiamo ho visto Amazon offerte, che ci supporta. Ieri o l'altro ieri. Quando mi è arrivato il foglio con tutte quante le offerte, l'ho guardate ieri e l'altro ieri, non c'era un cazzo di nulla e quindi ho vissuto in estrema tranquillità la mezzanotte di oggi. Però possiamo dire che se si è giocatori e non si era ancora fatto, qualcuno di voi non avesse ancora fatto il salto a questa generazione attuale, insomma c'erano diversi bundle super interessanti, perché sia il bundle di Spider-Man con PS4, sia ce n'è uno di Xbox One, mi sa con Forza Horizon, se non ricordo male, Xbox One X,
con quasi 100 euro di sconto, 120 euro di sconto, più comunque compreso anche il gioco, erano due bundle molto 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 interessanti secondo me. Mo non so bene che stia, cosa stia facendo GameStop in proposito, però mi sembravano estremamente appetibili i bundle di Amazon. Narfaz dice momento promozione, però visto che Pierpaolo sta praticamente facendo promozione a GameStop, mi sa che non è un momento promozione. No, ma se no andate comunque andate sul sito, perché per fare il solito clickbaiting del Black Friday troverete almeno 30-35 news sulle migliori offerte di Amazon. Esatto, andate sul sito perché non ci arriverete mai più da Google, possiamo dirlo, Umberto. No, in realtà oggi, vabbè, i nostri utenti non ne saranno di sicuro informati, ma si era diffusa questa l'ansia nel mondo del web, perché sembrava che Google avesse cambiato qualcosa, i numeri stessero andando giù a picco. In realtà è un problema già noto del tempo reale, quindi ragazzi vi posso annunciare che siamo salvi. Oh, ah, fantastico, okay. Ottimo, non dobbiamo licenziare nessuno. Siamo multiplayer ci sarà anche settimana prossima. Non era per il Cyber Monday. Per il Cyber Monday. Tra l'altro, per fare clickbaiting, come piace ad Alessio, che è fissato, che purtroppo lui non sa il significato della parola clickbaiting, la maggior parte delle nostre notizie iniziano con Xbox One a 15 euro. Poi tu ci clicchi dentro e ovviamente non si sa questa cosa qui. No, dentro la notizia c'è ancora. Vi comunico che c'è qui Silvia accanto a me che mi fa vedere che le offerte migliori probabilmente del Black Friday sono quelle relative alla possibilità di comprare già oggi il proprio funerale scontato con lo slogan compralo oggi scontato e muori quando vuoi. Bello. Ma scusami Gregori, però scusa, cioè tu hai una persona lì di fianco che hai sequestro di persona. L'hai tenuta un'ora lì al buio a fare un cazzo? No, è appena arrivata. Infatti questa era la grande notizia del giorno, io ero sconvolto, ho detto c'era una persona a fianco che si stava rompendo i coglioni da un'ora, ma è criminale. No, allora io andrei in chiusura con questo angolo. Ah, tu vince cosa hai comprato? Non lo chiedo ad Ale perché Ale non compra niente. No, io sto aspettando, cioè forse io sai che compro tutto all'Lidl, quindi non so se oggi c'era Black Friday, ma non sono potuto andare. Mi aspetto un grande Cyber Monday. Black Friday. All'Lidl la prossima volta. Ci sarà il Poor Friday, dai. Esatto. Magari trovo il pollo a 0,70, che cosa ne so. Ma non ci stanno, scusa, non volevi approfittare per cambiare tutto il tuo guardaroba e comprare tutte le magliette, i pantaloni? Però purtroppo sono tutte limited edition quelle del Lidl, non è che tu ritrovi, cioè la linea dura comunque una settimana, dopo tre giorni buttano via tutto. Quindi ogni settimana trovi vestiti nuovi. Nuovi, e non potrai mai più recuperare la linea vecchia, perché non ci sono ristampe, sono tutti pezzi unici. Neanche i CNM ha quella politica. Ti danno è un barbone, po' come Supreme, cioè. Lidl. Neanche Jimmy Choo, esatto. Neanche Supreme fa di troppo del genere. Incredibile. Infatti, guarda, Umberto sta già andando di corsa su Lidl. No, volevo... informazioni. Posso chiudere con Vincent? Lo chiedo a te, che sei il comandante. Posso chiudere questa live con un indovinello? Vai, vediamo l'indovinello. Allora, l'indovinello sentiamo è questo. Io prendo tre commenti da un pezzo qualsiasi, ma dalla stessa pagina, sono molto vicini, quindi non è che sono solo questi, sono molti di più. E voi mi dite di che pezzo è. Allora, uno è che marchettari, l'altro è questo gioco fa proprio schifo, e l'altro è sappiamo cos'è la narrativa, almeno, secondo voi, da che commenti? Io la so. Secondo me sono tratti tutti e tre dal punto doc che abbiamo appena pubblicato di Pokémon, che racconta la storia e le origini di Pokémon, e che invitiamo tutti i nostri lettori ad andare a vedere e condividere e commentare una volta finito. Mamma mia, che grande venditore. No? Andate a vedere Pokémon, andate a insultare Gregori Emanuele, in calcio alla rete. Sono già in 236, che dico, un coglione, quindi mancate solo voi. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche questa settimana, anche questo venerdì. Grazie Emanuele, Umberto e Pierpaolo e grazie anche a te ovviamente, Alessio. Grazie ragazzi in regia. Noi ci becchiamo sempre sulle pagine multiplayer.it. Seguite il calendario per tutte le live, perché ce ne sono anche oggi. Continuiamo. Ciao. Ciao.